due figli più grandi, belli, di Aronne, Nadab e Abihu. Un giorno, nella loro bellezza, pare che fossero molto belli, andarono a servire nel Tempio e offrirono un fuoco che non proveniva dall'altare esterno. Era un fuoco straniero, un fuoco estraneo. Pare anche che si fossero caricati di adrenalina, avessero bevuto per sentire ancora meglio il divino, come si faceva nelle religioni pagane, in cui ci si caricava di adrenalina attraverso danze, musiche, attraverso sostanze anche stupefacenti, attraverso semplicemente una bevanda alcolica, per poter sentire il divino di più, meglio. Offrono questo fuoco, e ancora oltre a questo fuoco straniero, offrono anche un incenso che non era prescritto. La loro offerta è definita dal testo originale Esh Zara, fuoco estraneo. Voi sapete qual è stato l'esito della loro esperienza, temerario. Un'esperienza simile fu vissuta da Corè e dai 250 così, simpatizzanti. Anche lì ci fu il tentativo di offrire con zelo, anche con intensità, un servizio all'Eterno. Lì il testo dice una cosa diversa. Non è il fuoco estraneo, straniero, è la persona. Infatti anche il testo ebraico è leggermente diverso. Dice Ish Zar. Non è il fuoco estraneo, è la persona che è estranea, è illegittima. Due grandi rischi che possono essere pericolosi, da cui noi, quando vi incorriamo, siamo salvati dalla misericordia, dalla grazia di Dio. Quella misericordia e quella grazia che fu sospesa per Corè o Nadab e Abihu. La Bibbia a volte ci presenta dei casi emblematici nei quali il giudizio di Dio è anticipato. Però quei casi possono essere lì, no? Per farci comprendere che noi viviamo davvero su una grazia. Che certe vite, forse tutte le vite, frase retorica, sono state possibili a causa del perdono di Dio, ma anche a causa del perdono di qualcuno, che non ci ha giudicati per come meritavamo. La figura di Pietro è meravigliosa perché in lui ci sono forse le cose più belle e più forse problematiche anche dell'essere umano. Dell'essere umano intendo dire quello che si impegna in qualcosa, che non sta, diciamo, alla finestra oppure non sta così a portare avanti una vita semplicemente per riprodursi. Ma si impegna, esce, lascia le reti per diventare un militante, per diventare una persona che fa la differenza. Pietro, in questo testo che è stato letto e che contiene alcune cose particolari,
È detto che appunto i discepoli, versetto 26, i discepoli vedendolo camminare, si turbarono e dissero: è un fantasma, e dalla paura gridarono. Quindi i discepoli, la maggior parte dei discepoli, in questo momento in cui c'è un pericolo oggettivo, si terrorizzano, perché oltre allo scatenarsi degli eventi e della natura, c'è anche questa figura che si avvicina, un fantasma. Cioè, la loro ipotesi è che quella figura sia un fantasma. Cioè, non solo si sentono soli di fronte a questa situazione di pericolo, immaginate una barca di allora e una tempesta, ma in più questa natura ostile partorisce questa sorta di spirito, questa divinità, questo Dio con la D minuscola che sembra più cavalcare la tempesta, sembra uscire dalla tempesta più che governarla. Pietro no. Pietro è un uomo di fede, Pietro è colui che, insieme a tutti i suoi difetti, ha questo dono che è della fede, e questo anche Gesù glielo riconosce sempre. Salvo però fagli notare un limite. Pietro intuisce, vede in quel fantasma, in quel Dio che emerge dalle acque, qualcuno. E allora lui, da militante, fervente, zelante, infuocato dal fuoco della sua passione, anche politica e religiosa, perché lui aveva anche una passione politica, oltre che religiosa, perché se no non avrebbe seguito un maestro che parlava, che non aveva ancora sguainato la spada, parlava, quindi aveva una passione religiosa, ma anche politica. Dice, dopo che Gesù disse loro: coraggio, sono io, non abbiate paura, Pietro prende l'iniziativa, parla per tutti, parla per il gruppo, si sente un'avanguardia di un gruppo e dice: Signore, se sei tu, comandami di venire da adesso sull'acqua. E questa figura gli dice: vieni, vieni. E Pietro, sceso dalla barca, camminò sull'acqua e andò verso Gesù. Pietro è disposto a credere nel sovrannaturale, a credere in un miracolo fisico. Crede che questa figura, questo Gesù, sia una persona che può fare dei miracoli fisici, come ci si aspetta da un Messia che libererà la nazione dai Romani. E cammina sulle acque. Quindi la fede di Pietro, il suo zelo, il suo fuoco sacro, gli consente di camminare sulle acque. Non è una cosa da tutti. Poi, ma vedendo il vento, ebbe paura e cominciando ad affondare, gridò: Signore, salvami. Secondo alcuni commentatori, compresa Ellen G. White, la paura fu preceduta da un atto e causata da un atto di orgoglio. Cioè, Pietro cammina sulle acque, si gira per cercare l'applauso, il sorriso di ammirazione degli altri che non avevano capito chi era quella figura, pensavano fosse un fantasma. Si gira e allora affonda. Questo, fratelli e sorelle, è una cosa che può capitare anche a noi. Può capitare anche a noi di camminare sulle acque. No? Immaginate anche, non so, di vivere, no, un'esperienza anche vincente nella vostra professione, nella Chiesa, al di fuori della Chiesa. Capita di camminare sulle acque, no? Però la lezione è sempre questa. Se cammini sulle acque, vivi questo miracolo, ma non te ne beare, non ti guardare, perché poi affondi, si svanisce.
quando noi facciamo una prestazione, anche artistica, soprattutto quando c'è l'estetica anche di mezzo, o anche l'ispirazione. Immaginate che per quanto mi riguardi, che per quanto mi riguarda Cinzia abbia detto la verità, cioè che il Signore nella sua misericordia mi abbia ispirato durante questa settimana per dirvi delle cose sensate. E magari succede davvero. Però di fronte magari a un vostro eventuale complimento, io mi inorgoglissi, mi prendessi sul serio, no? Quindi se l'ispirazione c'è stata, se ho camminato sulle acque, nel momento in cui ti guardi e dici allora in quel momento affondi, perché il miracolo non viene da te, dalla nostra natura, viene da Dio, viene dall'incontro con Dio. Allora Gesù stesa la mano, lo afferrò e gli disse: uomo di poca fede, perché hai dubitato? E quando furono saliti sulla barca, il vento si calmò. Allora quelli che erano nella barca lo adorarono, dicendo: veramente, tu sei il figlio di Dio. Quindi dal pensiero fosse un fantasma, alla fede nel figlio di Dio. Ma in questa parentesi, Pietro sperimenta sulla sua pelle che questo essere all'avanguardia, questo essere colui che a nome di tutti può dire: io ho capito, e non solo ho capito, ma anche faccio qualche cosa che dimostra che ho capito, cammino sulle acque. In questo momento Pietro realizza che il suo zelo non è un fuoco sacro, è un fuoco estraneo. E se non fosse stato per la grazia di Cristo Gesù che stende la mano e lo solleva, lui sarebbe affondato. La sua fine, naturalmente parlando, la sua fine in un mare in tempesta, nel momento in cui tu cammini sulle acque, cioè sei arrivato a un punto in cui soltanto la comunione con Dio, la continua relazione con Dio ti può far continuare a camminare sulle acque. Se tu non mantieni questa comunione, la tua fine, per quanto meno plateale di quella di Nadab e Abihu o di Corè, è quella di sprofondare. Sarebbe sprofondato. Corè nella terra, Nadab e Abihu incendiati dal loro zelo profano, dal loro fuoco profano. La grazia di Cristo sospende il giudizio, ma dobbiamo comprendere che in quel momento il fuoco di Pietro era un fuoco estraneo. Ancora, Matteo 16, versetto da 16 a seguenti. Rispose Simon Pietro: tu sei il Cristo, il figlio dell'Iddio vivente. Gesù risponde: beato te, Simone, figliol di Giona, perché né carne né sangue te l'hanno rivelato, ma il Padre mio che sta nei cieli. E io ti dico, tu sei Pietro, e su questa pietra edificherò la mia chiesa, e le porte degli inferi non prevarranno contro essa. A te darò le chiavi del regno dei cieli, e tutto ciò che legherai sulla terra sarà legato nei cieli, e tutto ciò che scioglierai sulla terra sarà sciolto nei cieli. Beh, questo è un testo pesante, no? Pesante. Pesante. L'Apostolo Pietro, in questo momento, voi sapete un po' quello che è stato detto su questo versetto. Ciottolo, Petros, Petra, va bene, queste cose le lasciamo ai seminari, va bene? Rimane però il fatto che Pietro è di fronte a Gesù che gli dice: tu lì ci sei per qualche cosa, tu hai confessato la,
la fede in un Messia, che è un Messia religioso, è un Messia spirituale, anche se tu non lo hai compreso completamente. Ma a te io darò le chiavi del Regno dei Cieli e tutto quello che legherai. Naturalmente noi non crediamo nel primato di Pietro, crediamo nel sacerdozio universale dei credenti, ma lo stesso, c'è una cosa enorme qui. La parola che tu prenderai da me e che propagherai, che predicherai, legherai e sceglierà. A te darò le chiavi del Regno dei Cieli. Poi Pietro ci spiegherà nella sua prima epistola che lui ha capito questo in un modo che non è esattamente quello che la Chiesa cattolica apostolica romana ha compreso, cioè che lui si sente una pietra fra le altre e che la pietra angolare è Gesù Cristo. Ma questo è un altro problema. Quello che è importante è che lì in quel momento Pietro, di fronte a Cristo, ha una posizione straordinaria. C'è lì una rappresentanza di quelli che saremo, di quello che saremmo diventati tutti noi, pietre. È un momento altissimo. Pietro cammina sulle acque, continua a camminare sulle acque, comprende, e Gesù gli dice che in quel momento è stato ispirato. Quindi è un uomo pieno dello Spirito Santo in quel momento. Ma poi, Gesù dice che sarebbe andato a Gerusalemme e soffrire molto, a soffrire molto da parte degli anziani, dei sommi sacerdoti, degli scribi. Gesù dice al versetto 21 che sarebbe stato ucciso e che sarebbe risuscitato il secondo giorno. Allora Pietro, che aveva camminato sulle acque fino a quel momento, dice così al versetto 22: Pietro lo trasse in disparte e cominciò a protestare dicendo: Dio te ne scampi, Signore, questo non ti accadrà mai. Allora Gesù gli fa capire che questa sua visione della sua missione è una visione tale che, se non fosse per la sua grazia, lo porterebbe a sprofondare. Lui, che prima aveva camminato sulle acque, a sprofondare, e arriva questa frase terribile del versetto 23. Ma egli, voltandosi, disse a Pietro: lungi da me, Satana, tu mi sei di scandalo, perché non pensi secondo Dio, ma secondo gli uomini. Quest'uomo che rappresenta il popolo cristiano, che capisce la natura del ministero di Cristo e che dal Cristo stesso ottiene questa dichiarazione di beatitudine e di ispirazione, in questo momento è una figura che rischia di dover sprofondare come Corè in una voragine che si è aperta, una voragine da inferi. Lungi da me, Satana, tu mi sei scandalo. Si apre sotto i piedi di Pietro la terra per ingoiarlo e renderlo addirittura collaboratore del nemico di Dio. Il fuoco con cui mi servi è un fuoco estraneo. E poi nel Vangelo di Giovanni, al capitolo 21, abbiamo un altro momento in cui Pietro torna sull'acqua. Versetto 5. E Gesù disse loro: figlioli, avete qualcosa da mangiare? Egli gli risposero: no. Ed egli disse loro: gettate la rete dal lato destro della barca e ne troverete. Essi dunque la gettarono e non potevano più tirarla su per la quantità di pesci.
Allora il discepolo che Gesù amava disse a Pietro: «È il Signore». Simon Pietro, udito che era il Signore, si cinse con la veste, perché era nudo, e si gettò in mare. Ah, questa scena, se fossi stato un regista, avrei voluto esprimerla centinaia di volte. Riesco a vedere quel momento straordinario in cui Pietro, schiacciato dai sensi di colpa, comprende che lì c'è il risorto. Allora si butta in acqua, non riesce ad accettare il tempo normale in cui la barca avrebbe naturalmente raggiunto la via, non può aspettare questo. Nonostante l'acqua fredda, nonostante tutto, non può non sfogare il suo bisogno di comunione col Cristo risorto, gettandosi in acqua e nuotare. Queste bracciate meravigliose che diminuiscono metro dopo metro, secondo dopo secondo, la sua distanza dal Cristo, da cui già pregusta il perdono e la grazia. Pietro qui non cammina sulle acque, nuota come sapeva fare con le sue forze, nuota e raggiunge la riva. Conoscete molto bene il dialogo che è avvenuto dopo, conoscete anche perché tanti pastori vi hanno spiegato che qui in questo dialogo c'è anche un gioco, no, di parole che è discernibile nel greco. Nel dialogo che segue qui Gesù tre volte chiede a Pietro se mi ami, gli usa un termine che vuol dire amore, mia ami, e Pietro risponde: ti voglio bene. Pietro non cammina qui più sulle acque, non pretende di fare miracoli o di vivere miracoli, non ha camminato sulle acque, ha nuotato come sapeva fare, però ha nuotato verso Cristo, la direzione era giusta. Con i suoi mezzi va verso Cristo e alla fine del dialogo il Cristo gli dice: d'accordo, accetto che tu mi voglia bene, parleremo anche d'amore con la maiuscola, ma accetto questo fileo, mi vuoi bene, perché Pietro gli dice: Signore, tu sai ogni cosa, mi conosci ormai come sono, sai che ti ho servito con fuoco straniero, ma adesso ho capito che ti posso dare questo, no? Questo calore, non ho un fuoco che possa bruciare o ardere, ho del calore, il calore del mio bene, ti voglio bene, se ti basta, Signore, io spero che ti basti, ma è quello che ho da darti. E Gesù dice: sì, ok, questo fileo va bene per adesso. Pietro aveva sperimentato quindi che l'adrenalina, questo fuoco sacro che lui aveva e che l'ha portato a sguainare la spada nel Getsemane e di essere così eroico da accettare un duello 20-1. Gesù gli dice: guarda, di questa adrenalina io non ne ho bisogno, non ho bisogno di questa adrenalina, anche perché sai che cosa? Hai sperimentato che se le cose, se la vita ti mette di fronte a delle sfide che tu non hai accettato, perché finché si tratta, non so, di duellare con delle guardie e di farmi da guardia del corpo, sei disposto anche a combattere e a dare la vita. Perché pensi che le cose debbano andare in un certo modo, cioè che io debba essere il Messia che tu ti aspetti, come anche gli altri tuoi connazionali. Ma nel momento in cui, Pietro, ascoltami, nel momento in cui tu ti sei reso conto che invece io ero in catene e stavo andando alla croce, dove era la tua adrenalina quando la serva, no, quella ragazza ti ha detto: ma tu sei uno che seguiva Gesù, ma non lo conosco, addirittura imprecando, io non l'ho mai sentito nominare. Dove era la tua adrenalina quando la vita ti ha sottoposto a una prova che tu non avevi
previsto. La vita non ti prova come dici tu. Tu eri disposto ad andare a dare la vita correndo contro verso le trincee nemiche. Tu eri disposto a fare questo, ma non è questo che dovevi fare. Tu dovevi accettare la mia sofferenza, e te l'ho detto anche prima, che sarei morto e sarei risorto. Vedi che la tua adrenalina, il tuo fuoco straniero non ti aiuta. Hai bisogno di calmarti, di capire che quello che io ti chiedo è altro. Ti chiedo di seguirmi. Tanto è vero che gli dirà, dopo che Pietro accetta di essere un nuotatore, non una persona che cammina sulle acque, gli dirà: pasci i miei agnelli. E poi gli dice anche: guarda, a te non andrà molto bene nella vita, perché il discepolo che Gesù amava avrà una vita lunga, tu no. E prevede la sua morte, gli profetizza la sua morte, è una morte poi che è stata sulla croce. Quindi tu che volevi questo, volevi combattere per me, mi vedevi bellissimo, ma vedevi questo neo sul mio volto. Ero uno che non reagiva contro i nemici come tu ti immaginavi, gli preannuncia questo e gli dice: guarda, tu hai questo tipo di battaglia, ed è questo tipo di battaglia che devi vincere. Con qualche riluttanza Pietro accetta, ma accetta. Il suo fuoco sacro, il suo fuoco straniero, si spenge e nasce. Nasce un altro tipo di fiamma, la fiamma dello Spirito. Atti capitolo 3, 1 e seguenti. Un giorno Pietro e Giovanni salivano al Tempio per la preghiera verso le 3 del pomeriggio. Qui di solito veniva portato un uomo storpio fin dalla nascita, e lo ponevano ogni giorno presso la porta del Tempio, detta Bella, a chiedere l'elemosina a coloro che entravano nel Tempio. Questi, vedendo Pietro e Giovanni che stavano entrando nel Tempio, domandò loro l'elemosina. Allora Pietro fissò lo sguardo su di lui insieme a Giovanni e disse: guarda verso di noi. Ed egli si volse verso di loro, aspettandosi di ricevere qualche cosa. Ma Pietro gli disse: ora non arde più il fuoco straniero, questa è la fiamma dello Spirito. Non possiedo né argento né oro, ma quello che ho te lo do, nel nome di Gesù Cristo, il Nazareno. Cammina! E presolo per la mano destra, lo sollevò. Di colpo i suoi piedi e le caviglie si rivigorirono. E balzato in piedi, camminava ed entrò con loro nel Tempio, camminando, saltando e lodando Dio. La vedete? Pietro non più pieno di adrenalina, non più portato ad andare avanti e a in qualche modo cercare il miracolo, cercare lo straordinario. Dice: io non ho né oro né argento, parte dalla sua povertà materiale, ma quello che ho te lo do, in nome di Gesù Cristo, alzati e cammina. E poi nel suo meraviglioso discorso, nel sermone che seguirà, dirà con grande forza, non più adrenalinica, ma animato dallo Spirito Santo, metterà i suoi connazionali di fronte alle loro responsabilità, ma con un infinito amore e misericordia. Quell'amore e quella misericordia che gli avevano consentito di arrivare fino lì, se non si sarebbe fermato prima, sarebbe stato bruciato dal fuoco straniero o sarebbe sprofondato dalla terra che si apriva. Pieno di misericordia e di comprensione, ma anche di un amore che è capace di dire la verità, dirà ai suoi connazionali, che sono colpevoli di aver crocifisso il principe della vita: dal fuoco straniero alla fiamma dello Spirito, la storia di un uomo che ha saputo combattere il buon combattimento, conservare la fede ed è rimanente
anche a lui, come all'Apostolo Paolo, del rimanente gli è riservata la corona di giustizia, non solo anche a lui, ma a tutti coloro che avranno amato la sua apparizione. Grazie Raffaele, grazie al Signore per queste parole. Chiedo adesso ai diaconi di passare per la raccolta dell'offerta per il culto. Vogliamo levarci per la preghiera. Signore Dio che sei nei cieli, vogliamo mettere davanti a te il nostro zelo, vogliamo mettere davanti a te anche il nostro entusiasmo, la nostra adrenalina quando c'è, per chiederti, Signore, di trasformare tutto questo in una fiamma che arda. Quando lo dici tu, quando lo vuoi tu e quando può scaldare i cuori delle persone per candidarle alla vita eterna. Te lo chiedo nel nome di Gesù. Cantiamo l'inno 262, non pianger più, ce l'avevo... Thank you.
Pace ai fratelli e amore con fede da Dio Padre e dal Signore Gesù Cristo. La grazia sia con tutti quelli che amano il Signor nostro Gesù Cristo con amore incorruttibile. Amen.